La ricostruzione verrà in aiuto del Comune di Teramo per la messa in sicurezza delle scuole cittadine. E quanto riportato da Roma dall'incontro con il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, il sindaco Maurizio Brucchi, che ha chiarito alcuni aspetti della situazione scuole nel corso dell'incontro di ieri sera. Sull'adeguamento dello stadio Bonolis per ospitare aule scolastiche, la previsione di spesa supera i 2 milioni di euro e la spesa sarebbe interamente coperta dalla ricostruzione. Sull'opportunità di un investimento del genere su un impianto a gestione privata, Brucchi non ha escluso che il Comune possa valutare l'ipotesi di non attendere altri 20 anni, ma di anticipare il rientro in possesso della proprietà dell'impianto. Servirà il contributo della Regione, invece, per completare il progetto del polo scolastico dell'Acquaviva ad Alessandro. La Protezione Civile sosterrà una percentuale della spesa da sommare all'impegno, dice Brucchi, già preso dal Presidente D'Alfonso su questo intervento. Terza ipotesi è quella di costruire nel vecchio comunale una struttura da completare con la vicina area San Giuseppe. Non riusciremo a coprire tutti i posti per i 5.600 ragazzi delle scuole materne, elementari e medie del nostro territorio, ha detto Brucchi, con queste tre soluzioni. Ma è chiaro che dopo aver completato le valutazioni di vulnerabilità dovremo fare delle scelte. Il mio compito è quello di preparare tutte le varie opzioni e aprire la discussione con tutte le parti interessate. Nel ribadire che non sposterà nessuna scuola dal centro storico, ma che alcune scelte andranno fatte, il sindaco non ha anticipato nulla su quali plessi andranno sistemati nei tre poli. Chi iscrive i bambini sono i genitori, ha detto. Ci sarà una distribuzione fisiologica.